Ciao a tutti e a tutti, bentornati, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà un What I Eat in a Day un po' particolare perché, come sapete, sto facendo la dieta chetogenica. Ovviamente, PS, e lo dico subito all'inizio video, tutto seguito da nutrizionista. Non fate mai questo tipo di diete così da sole, da soli. Io appunto sono seguita da nutrizionista, mi ha dato tutto il piano, tutte le dosi scritte, tutte le cose da fare. E appunto questa dieta chetogenica è una dieta che va a escludere tutti gli alimenti a base di carboidrati e zuccheri principalmente. Quindi il corpo va a bruciare quelli che sono i grassi secondo questo processo di chetosi che si va appunto ad innescare facendo questo tipo di dieta, quindi la quantità di grassi è più elevata rispetto a una dieta normale, proprio perché è quello che il corpo va a bruciare sostanzialmente, non c'è nient'altro. Ovviamente questa è la spiegazione in soldoni, anche perché io alzo le mani, insomma, non sono nutrizionista, non sono nulla di tutto ciò. Fatta questa premessa, vi lascio il video. Primo passo della giornata, colazione ovviamente. Abbiamo lo yogurt Fage 5%. Poi, vabbè, questo è il mio lattino che bevo. E noci, eccoci qua, sono già pronta a pesare tutto. Per lo yogurt, 170 grammi, ok. Noci, 10 grammi. Latte nella tazza di cookie a sentimento. E va a scaldarsi perché ha ricominciato pure a fare freschetto, quindi ci sta. Sapete che strano ma vero, ma questa dieta mi ha fatto apprezzare anche un semplice yogurt con le noci. Cioè, prima ci avrei messo magari il miele. E invece sta cominciando a piacermi anche così, senza niente. Nel latte ci ho messo proprio una sporcata di caffè perché a me non piace il caffè. Senza zucchero, ovviamente. Un tempo ci avrei messo un po' di zucchero. Quindi vedete, a volte nella vita bisogna semplicemente provare o comunque disintossicarsi dagli zuccheri. Per quanto riguarda il pranzo, oggi ho salmone affumicato, verdure, olio. Ovviamente penso mi farò l'insalata, così ci metto dentro direttamente il salmone. Visto che, ve l'ho detto diverse volte, non sono una grande amante del pesce in generale. Paradossalmente, se mi date il sushi lo mangio, ma quando è cotto, o in questo caso come il salmone affumicato, semi affumicato. Non lo so perché questa cosa comunque. Fatto sta che quindi sarà un pranzo veramente molto veloce, lineare e basico. Però mi preparo, mi avvantaggio già le verdure per stasera, perché dovrò poi andare ad allenarmi, tornerò molto tardi, quindi mangerò intorno alle 10, 10 e mezza. Stasera abbiamo il petto di pollo che ho già pronto in frigo, quindi ok. In teoria zucchine, ma insomma qualsiasi verdura, 15 grammi di olio. Invece delle zucchine mi vado a fare queste melanzane qui che io adoro, però ci tolgo la buccia, nonostante queste qui striate hanno una buccia un pochino meno dura delle melanzane classiche, insomma con la buccia quella viola scura. Quindi mi prendo queste tre melanzanine e le vado a fare stile caponata. Quindi mi prendo anche un peperone e cuocio tutto quanto insieme a un goccetto di passata di pomodoro. Come base ho messo la cipolla, tanto tanto peperoncino, un goccino di olio e qua ho tagliato le melanzane che vado a mettere. Ho aggiunto anche la passata di pomodoro e ora faccio andare a fuoco lento finché non si rapprende un pochino e poi alzo e faccio asciugare. Intanto questo è il mio pranzo, quindi insalata iceberg, ho tagliato il salmone affumicato, pomodorini, poi ci ho messo un po' di salsa allo yogurt, qualche semino, olio e sale. E questo appunto sarà il mio pranzetto. Allora vi prendo la ricetta del tortino keto, così poi lo portiamo alla Giorgia, ok? Uovo, eritritolo, cacao amaro, 90% cioccolato fondente, farina di mandorle e gocce di cioccolato. Allora, in realtà l'unico problema è che non vi so dire le dosi, quindi faccio ad occhio un uovo, una bustina di eritritolo, che una bustina sono 8 grammi, un po' di aroma di vaniglia, quindi intanto mi sbatto questo compostino qua. Poi farina di mandorle saranno all'incirca una ventina di grammi, comunque finché non si rapprende un pochino il tutto, questi saranno circa 10 grammi. E poi lo metto qua dentro. Ovviamente questa è una ricetta che io faccio a lei, perché ha chiesto al suo nutrizionista. In dieta keto chiedete sempre al nutrizionista, però io ad esempio non l'ho mai mangiato, sto facendo una keto un po' più restrittiva. Adesso ci mettiamo un pezzetto di cioccolato incastrato dentro ed ora lo metto al forno per circa una quindicina di minuti a 185 gradi. Ecco qui il tortino una volta uscito, ovviamente
tutto il cioccolato è esploso. Però sono sicura che le piacerà perché c'è un odore buonissimo. Tornata a casa adesso, sono esattamente quasi le 10:30 e sto cenando adesso. Tacchino, olio ovviamente e le verdure che abbiamo fatto a pranzo. Tra l'altro c'è il GF, quindi mi guarderò questo. Quindi questo era tutto quello che ho mangiato in un giorno. Spero il video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuti, vi abbia tenuto compagnia. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!